Questo video è offerto da cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto DRONE per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Ciao a tutti, benvenuti nella seconda parte della recensione del Icine Mini Wing Dragon, che è un aereo molto semplice, molto economico, raccomandato per principianti, specialmente come primo aereo, e arriva con tutto quello che vi serve per volare ed è anche stabilizzato. Se volete approfondire sul montaggio e tutti gli aspetti tecnici, potete andare nella descrizione del video che vi lascio il link della prima parte, o potete anche cliccare qua. Oggi lo proviamo per la prima volta con tutte le sue modalità, con una batteria, la batteria originale LiPo da 380 mAh, una cella o anche una polimeri di litio da 900 mAh. Vediamo quanto dura una e l'altra e come si comporta questo aereo, specialmente che oggi non è proprio un giorno adatto a far volare questo aereo, perché c'è un bel po' di raffiche di vento da un momento all'altro e questo aereo non è fatto per quello. È un aereo lento e anche molto leggero, solamente 80 grammi, potete volare dovunque, è tutto polistirolo, anzi è EPP, che è un materiale più duro e più leggero. È anche più resistente, diciamo, agli urti, e vi faccio vedere con una leggera brezza cosa fa. Vola praticamente senza niente e quindi per questo che sarà difficile comandarlo con un vento come oggi. D'altronde è primavera e il vento c'è sempre. Ok, adesso ho installato dentro la batteria, accendo l'aereo, accendo anche il radiocomando, si è bindato. Una cosa molto importante da fare se volete usufruire del ritorno automatico a casa di questo aereo è metterlo nella direzione opposta a voi, quindi con la coda verso di voi. A questo punto dovete cliccare il bottone di ritorno a casa, vedete la coda ha fatto un movimento di conferma di ritorno a casa, vuol dire che ha tarato la bussola. Quindi adesso, se lancio nella stessa direzione e volo di fronte a me, eventualmente se clicco questo bottone l'aereo gira e viene verso di me, verso la mia direzione. State attenti, perché se lanciate da quest'altra parte l'aereo, al posto di ritornare nella vostra direzione, visto che avete tarato al contrario la bussola, continuerà ad andare in fondo. A me non piace questa cosa qui, però mi rendo conto che a qualcuno che sta attento a tarare la bussola prima di decollare potrebbe essere comoda. Bene, adesso siamo in modalità per principianti, quindi l'aereo dovrebbe volare da solo. Siamo anche in modalità low rates, quindi dovrebbe essere molto docile. Ricordatevi sempre di lanciare controvento e di atterrare controvento. Adesso in questo momento non ho questa possibilità perché c'è la telecamera che mi sta filmando, quindi sono condizionato da quello. Non solo, adesso io ho installato le ruote, sono curioso di vedere cosa succede col primo atterraggio con le ruote montate, ma secondo me sarebbero da togliere e far atterrare l'aereo solamente con la ruota dietro, quindi scivola davanti e la ruota dietro aiuta un pochino ad ammortizzare i colpi sulla coda. Ok, proviamo il primo decollo, gas al massimo. Abbiamo il muso un po' pesante, sembra. Ok, atterro un attimo, sistemo l'elevatore perché è troppo alto. Wow! Atterraggio fantastico, è automatico, tutto da solo. Ok, allora qui dobbiamo sistemare la posizione dell'elevatore.
o anche tarare l'accelerometro eventualmente. Alzo un pochino l'elevatore accorciando un pochino questo tirante. Proviamo la seconda volta con l'alettone alzato un pochino. Ricordatevi sempre prima di decollare di provare tutte le superfici di controllo che funzionano. Funziona tutto, gas al massimo, modalità principianti. Dovrebbe volare da solo, non sto muovendo nulla. Wow, è perfetto. Il gas praticamente è al 40%, l'aereo vola benissimo da solo, è anche lento. È davvero divertente. Facciamo un bel atterraggio, spengo il motore. E sì. Ops. Non avevo visto l'albero. In realtà un dubbio è che appena accendete l'aereo tara o calibra l'accelerometro, e quindi la prima volta ce l'avevo in mano forse in una posizione sbagliata quando sono partito, e perciò ho alzato l'elevatore per niente. Riproviamo un'altra volta. Quindi adesso ho acceso l'aereo, muovo le superfici di controllo e qui dovrebbe aver tarato l'accelerometro in questa posizione qua, dritto. E vediamo di cambiare un'altra volta la posizione dell'elevatore abbassandolo un pochino. Proviamo un'altra volta. Sembra che comunque non abbia bisogno di dare gas al massimo, faccio solamente a metà. E vi ricordo che siamo con la stessa batteria. Oh, adesso è perfetto, direi. Preso velocità, l'aereo vola da solo, tranquillo, fantastico. Per principianti è ottimo. Abbasso il gas al massimo, vedete che non faccio niente e l'aereo dovrebbe atterrare da solo. Adesso attivo il high rates. Come si fa? Beh, basta spingere questo bottone in su e fa beep beep, si attiva il high rates, quindi sarà un po' più reattivo ma sempre stabilizzato. Vediamo come si comporta. Gas a metà o anche al massimo potrei farlo. Ok, adesso gira un po' più stretto, specialmente con la coda. Vedete che riesco a fare dei giri molto stretti. Bellissimo, davvero vola da solo questo aereo, molto consigliato per principianti come primo aereo. Ecco, provo a virare a sinistra senza nessun timone. Vedete che il dihidro di cui ho parlato nello scorso video fa virare l'aereo tranquillamente senza toccare nessun altro stick. Ecco, se volete virare poi più stretto usate la coda. Molto 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 bello anche in high rates, direi che raccomandato per principianti. Facciamo un atterraggio, spento il motore completamente. Ok, vedete che plana da solo e va contro i ragazzi. Ricordatevi che è molto importante per questo aereo in particolare accendere prima il radiocomando e dopodiché l'aereo. Facciamo la taratura della bussola e proviamo il ritorno a casa automatico. Vi ricordo che il ritorno a casa automatico funziona solamente in modalità principianti e intermedio, non funziona in modalità acro avanzata. Schiaccio il bottone di ritorno a casa e torna a casa da solo, gestisce anche il gas da solo. Vedete che sembra planare un po' strano. Rifacciamo un'altra volta, che mi piace, non è male sto ritorno a casa, dai, riproviamo un'altra volta. 1 2 3, tac. E non gira solamente da una parte, ma gira anche dall'altra, dipende da come è direzionato. Proviamo che è direzionato di là, schiaccio il bottone, ritorna nella mia direzione, praticamente fantastico, mi piace. Bello, ok, proviamo adesso la modalità intermedio, vediamo in cosa consiste sta modalità intermedio. Ok, passo alla modalità intermedio. La modalità intermedia è una modalità acro, sembra una acro trainer, ovvero si comporta esattamente come l'acro, però vi limita l'angolazione massima, che sarebbe una modalità per iniziare a imparare l'acro. Però siccome con questo aereo è possibile salvarlo, eventualmente siete in modalità acro, basta passare alla modalità principiante e torna stabilizzato. Secondo me è quasi inutile questa
modalità. Va bene, allora adesso passiamo alla modalità acro vera e propria. Dovrei trimmarlo un pochino a sinistra perché un po' troppo. Sembra che i trim non agiscano sulla modalità principiante, il che è molto positivo, mi piace molto. Bene, è fatto bene questo aereo. Ok, torniamo indietro. Sempre a sinistra bisogna trimmarlo e anche un po' in su. La batteria dura davvero tantissimo, tanto. Non so quant'è per adesso, ma poi lo calcoliamo. Ecco, l'elevatore è molto sensibile su questo aereo. Ok, sono in acro. Direi che l'acro con la modalità low rate è troppo poco, però ovviamente questo aereo è per principianti. Ok, davvero molto lento, quindi molto adatto ai principianti. E questi da hydro praticamente fanno tornare l'aereo nella sua posizione, anche se non è stabilizzato come se fosse stabilizzato praticamente. Non è un aereo per volare veloce, specialmente con questo vento qua oggi. Vedete che inizia a impennare appena contro vento. Però, in modalità stabilizzata, anche se c'è vento, vola da solo. Ok, ho spento tutto, l'ho direzionato solamente con la coda e... anzi... ok. Bellissimo. Come avete visto, questo aereo vola praticamente da solo in modalità stabilizzata e quindi è adatto a imparare senza alcun trauma, anche perché è robusto davvero. Quindi come primo aereo è fantastico. Si può utilizzare anche in modalità acro, però come avete notato ha la tendenza, avendo il dihydro, a ritornare sempre stabilizzato anche se cercate di insistere, il che è un bene per i principianti, però non è proprio adatto a volare in acro per esperti. Un po' annoia questa cosa per un esperto. D'altra parte, per imparare va benissimo. Non solo, nonostante che abbia messo, come raccomando nel manuale di istruzioni, il tirante dell'elevatore sul foro più alto, comunque è troppo sensibile l'elevatore. Non perché è sensibile l'elevatore, ma questa radio qui, con questi stick, tutte queste radio a basso costo hanno lo stick con una risoluzione molto bassa, quindi fanno o tutto o niente, e questo dà questo effetto qui, specialmente in acro. Invece in modalità stabilizzata non lo fa, perché il giroscopio che ci pensa, anzi l'accelerometro che ci pensa a stabilizzarlo, farlo andare sempre livellato anche se c'è vento, perché ovviamente il giroscopio ha tutta la risoluzione che vuole. Ok, questo aereo, come tutti gli aerei, un po' di acrobazie può farle. Non provo neanche a fare un roll a causa delle ali dihydro, però proviamo a fare un power loop che molto probabilmente ce la fa a farlo. Ok, faccio il giro. Ce la fa a malapena? Ce la fa? Sì? Ce la fa? Sì? Sono molto curioso di vedere quanto dura la batteria Lion da 900 mAh con questo aereo, quindi montiamola subito e verifichiamo. Facciamo un po' di voli in giro a velocità variabile e vediamo quanto dura. Ok, superfici di controllo ok, e ovviamente, come avevo detto nel video precedente, il radiocomando mi avviserà quando la batteria è scarica. Faccio vedere una cosa molto divertente: contro vento praticamente l'aereo è come se fosse fermo con il vento invece molto veloce. Ok, questo con controvento. Bellissimo, molto preciso con il controllo in modalità stabilizzata ovviamente. Però molto preciso, molto divertente. Per principianti secondo me è fantastico, come primo aereo non delude di sicuro.
da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del prezzo. Davvero fantastico, un aereo completo, 4 canali. Stavano per beccarmi col pallone. Ho testato anche il failsafe e funziona bene. Vedete che adesso è attivo il motore, spengo la radio, si spegne il motore, quindi funziona bene anche il failsafe. Qui abbiamo 4 minuti. Batteria scarica. Questo aereo con la batteria da 900 mAh agli ioni di litio dura addirittura 21 minuti. In teoria dovrebbe durare molto di più, forse 25 o 30 minuti addirittura, ma il radiocomando e l'aereo tarato su 3,3 volt che inizia ad avvisare il radiocomando che il voltaggio minimo per le batterie lipo, invece per le batterie agli ioni di litio possiamo scendere fino a 2,8 e ne hanno tanta di energia da 3,3 fino a 2,8, però purtroppo l'aereo inizia a diminuire anche la potenza del motore una volta che arriviamo a quel voltaggio, per evitare di rovinare la batteria. E quindi purtroppo la batteria agli ioni di litio con questo aereo è poco utile, specialmente che costa molto di più delle lipo. Le lipo riuscite a fare 7-8 minuti o anche 10 minuti, dipende quanto andate veloci, e costano veramente poco, perciò consiglio le batterie originali. Come al solito vi lascio link e coupon sconto nella descrizione del video, assieme ai pezzi di ricambio e anche le batterie lipo originali o anche altre da 400 mAh o 500 mAh, che secondo me vanno benissimo per questo aereo e non si sbilancia e dura di più anche. Potete trovare ovviamente tutto su involoconissan.it nella pagina del prodotto, ma potete anche cliccare qua. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.